Amici e amiche, bentornati o benvenuti. Siamo alla 30ª puntata del ciclo di catechesi La sana dottrina cattolica. Abbiamo la volta scorsa introdotto il tema del sesto comandamento, presentando in generale una visione un po' complessiva del pensiero della Chiesa su questo argomento, soffermandoci sull'impalcatura, quindi sullo schema, sulla modalità di presentazione molto importante e molto interessante che ne fa il Catechismo della Chiesa Cattolica. Evidentemente da oggi cominciamo a scendere in particolare, quindi andare a vedere nel dettaglio le singole sezioni. La volta scorsa abbiamo dato una scorsa alla prima, che è la creazione maschio e femmina, che è un dato, come dire, è imprescindibile tutto quanto questo discorso, perché riposa nella creazione. Abbiamo anche fatto delle lunghe, come dire, lunghe, delle doverose precisazioni sull'importanza che per noi ha la creazione, perché Dio deposita la sua volontà e la sua legge, anzitutto nelle cose che ha fatto. E come spero che dobbiamo assolutamente comprendere, anche quando analizziamo i 10 comandamenti, che i 10 comandamenti, secondo l'insegnamento della Chiesa, affondano le loro radici nella legge naturale, cioè ogni uomo diretta coscienza e di buona volontà può comprendere, potrebbe arrivare a focalizzare i beni tutelati, promossi e difesi dai 10 comandamenti. Questo perché? Perché, come già introdotto la volta scorsa, ne riparleremo ancora, perché ciascun essere umano ha una cosa che si chiama la coscienza e ha anche un'altra cosa che si chiama l'intelletto e anche un'altra cosa che si chiama la volontà, come stiamo dicendo in un ciclo di catechesi parallelo, cioè può cogliere la verità profonda delle cose. Può sentire le risonanze interiori in quello che fa. È esperienza universale e questo vale anche per chi sta ascoltando. Vedete, io vi parlo anche con l'esperienza di sacerdote, con l'esperienza vissuta, no? È vero che tanti peccati possono essere commessi, come tra l'altro si dice anche nel Catechismo, senza piena avvertenza. Attenzione, attenzione ai termini che usa la nostra cara e santa Madre Chiesa. Solo la piena avvertenza, insieme al deliberato consenso, rende un peccato mortale. Però attenzione, l'avvertenza non è piena, ma siamo proprio sicuri. No, anche quando ci capita l'esperienza che facciamo riferimento, questo succede sempre così. Dopo la conversione ci si comincia a avvicinare al Signore, se si comincia poi ad approfondire la fede, ad ascoltare, a leggere, a sentire un po' di belle catechesi, che succede? Che ci si accorge che nel passato se ne erano fatte di tutti i colori. Quindi cade, diciamo così, l'illusione che hanno, poverini, tanti, anche tanti battezzati, che fondamentalmente io non faccio niente di male perché non ammazzo e non rubo. Poi, se uno va già a sfrugugliare un po' anche l'ammazzo e il rubo, è tutto da dimostrare che uno non ammazza e non ruba, no? Perché se per ammazzo intendi soltanto che prendi uno e gli dai una coltellata, forse non l'hai mai fatto, insomma, no? Se rubi, che intendi soltanto che ne so, materialmente sottrai del denaro o un oggetto che non è tuo, forse non l'hai fatto, d'accordo? Però ecco, poi adesso poi ci arriveremo al settimo comandamento. Sul quinto abbiamo già detto qualcosa, no? Perché il Signore ha detto che fu detto non uccidere, ma io ti dico che se ti adiri con tuo fratello sarai sottoposto se gli dici stupido, se gli dici pazzo, no? Quindi se uno già prende il Vangelo in mano, che non ha ammazzato nessuno, gli viene qualche dubbio, no? Tutto questo per dire, anche su questa materia, ecco perché tante cose che sono successe in questi ultimi 50 anni e che sono tuttora in atto, come dire, allora dobbiamo sempre pensare. Dio ci ha dato il libero arbitrio, d'accordo? Noi possiamo anche ragionare, ma possiamo anche sragionare, possiamo anche negare l'evidenza se facciamo le cose, come dire, per ragioni ideologiche, d'accordo? O per partito preso, d'accordo? O perché vogliamo per forza
affermare un punto di vista soggettivo e opinabile. La società in cui viviamo è molto corrotta. Questo è inutile negarlo, lo dico proprio con dolore, senza voler puntare il dito contro nessuno, ma credendo di prendere atto di una situazione che è sotto gli occhi di tutti. Ma io sono convintissimo, sono sicuro anzi, che nelle coscienze di tanti nostri fratelli e sorelle, perché tali sono, creati da Dio come tutti a propria immagine e somiglianza, che hanno come tutti una coscienza, anche se la soffocano, perché la coscienza si può soffocare, la coscienza, questo perché capiamo queste cose, perdonatemi se faccio qualche digressione, ma se non focalizziamo queste cose, tutto il discorso che segue conta poco. La coscienza, per esempio, non va mai nei talk show, non strilla, non sbraita, non si mangia vive le persone. La coscienza è proprio la voce di Dio. Aspetta, com'è la voce di Dio? Dio delicatamente ti dice, stimolando la parte migliore di te, ma figlio mio, fermati un attimo, rifletti, ma ti sembra una cosa bella quella che stai facendo? Ti sembra una cosa che ti edifica, che ti nobilita? Una cosa degna dell'uomo? Punto interrogativo. Ma lo fai in maniera delicata. Dici, non c'è, che male c'è? Non c'è niente da fare? Non c'è niente di male? D'accordo? Basta fare questo qui, se uno fa un atto di opposizione, è la stessa cosa che fa il nostro Signore con le anime. Appena uno si chiude, lui prende e se ne va. Subito. Così è la nostra coscienza. Diciamo, i classici la chiamavano il cane, ma sì, il cane perché fa la stessa cosa, ha la stessa funzione di quella che hanno i bei cani da guardia, belli, insomma, quando si poteva vivere insieme, no? Nel senso che il cane cosa fa? Quando abbaia ti dice guarda che c'è qualcosa che non va. Ho la coscienza però non abbaia. La coscienza c'è una vocina delicata, io dico suona il campanellino, ma in maniera molto 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 leggera. Se non la vuoi sentire, non la starei a sentire. D'accordo? Non sarebbero potute essere fatte nessuna di tante leggi che sono state fatte se chi le ha fatte, chi le ha votate, pensate che oggi ho saputo una cosa proprio bruttissima, che il 17 maggio, l'ho letto stamattina da qualche parte, che è un giorno a me molto caro perché è legato a un ricordo molto molto bello, personale, legato anche alla mia vita cristiana, esattamente proprio il 17 maggio del 1981, che per me è un giorno molto importante, io non lo sapevo, ero un bambino, allora avevo 10 anni, ma è stato votato il referendum abrogativo della legge dell'aborto che ha vinto. Cioè gli italiani hanno detto che ci sia la legge sull'aborto, ci sta bene. Così come dopo la legge sul divorzio, gli italiani al referendum abrogativo hanno detto no, no, il divorzio ci deve stare. Quindi queste cose fanno capire, d'accordo? Le coscienze, purtroppo, amici miei, anche oggi, anche nel tempo nostro, io dico, facciamo qualunque cosa, non ci facciamo mai manipolare le coscienze. Non smettiamo di stimolare la nostra coscienza, di ascoltarla, anche quando ci dice qualcosa che non ci piace, di impegnativo. D'accordo? Le coscienze possono essere manipolate, certo, le coscienze possono essere soffocate. Certo, questo è molto altro. Allora, su questo argomento, e non c'è niente di male, d'accordo? Sei sicuro che non c'è niente di male? Adesso poi ci introdurre. Pensiamo, ad esempio, a alcuni tipi di peccati impuri. Pensiamo al peccato impuro solitario. Vedremo che il Catechismo della Chiesa Cattolica non usa questo termine un pochino soft che ho usato io, il peccato impuro solitario. Lo chiama con il nome brutale. Il catechismo, io leggerò poi. Io dico, io mi chiedo, cioè io sono un essere umano, cioè adesso lasciamo perdere il prete, lasciamo perdere il cristiano, no? Può un essere umano che compie un gesto di quel genere
se ci si mette un attimo a pensare, ritornando in sé, non provare un senso di vergogna, di disagio, di dire: ma che è sta cosa che hai fatto? Ma se tu ti potessi vedere, ma ti piacerebbe vedere, cioè, non ti sembra che sia una cosa un po' umiliante, degradante? Capisco che certe cose che riguardano questa materia potrebbero a prima vista non sembrare peccaminose a certe condizioni, ma alcuni atti, dico, mamma mia. Poi se uno dice: no, io non ci vedo niente di male, se anche mi vedessi questa cosa qui, dico, noi possiamo dire tutto, ma quello che c'è nel fondo del nostro cuore e che lo conosciamo solo noi, lo vede soltanto Dio, è un'altra cosa. Ricordiamo sempre che altro non solo è quello che diciamo agli altri, attenzione, ma altro è anche sono tutte le balle che ci raccontiamo a noi stessi. Altra è la verità profonda del nostro cuore. Spero di essere stato chiaro. Adesso però parliamo un po' del suo sesto comandamento, se non tra 2 mesi stiamo ancora qui. Allora, la volta scorsa abbiamo presentato la creazione maschio e femmina e quindi l'importanza della creazione, e oggi ho ribadito in questa introduzione, attenzione, tutto questo. Il fatto che è Dio il creatore conferisce ai 10 comandamenti un fondamento profondo nel diritto naturale, quindi tutti potrebbero arrivarci, perché tutti abbiamo una coscienza dove queste cose stanno scritte e dove ci parla la voce di Dio, ma la voce di Dio ci parla come parla Dio. Dio non strilla, Dio non fa violenza, Dio non coarta, Dio non costringe, Dio parla delicatamente. E attende che tu, che sei stato creato da lui, eserciti il tuo lavoro di essere uomo mettendoti in ascolto. Perché quando uno ti fa una sollecitazione con garbo, così agisce la coscienza, è tuo dovere di persona intelligente almeno metterti ad ascoltare. E poi si decide, e poi si provvederà. Ora, la seconda sezione comincia, è intitolata significativamente La vocazione alla castità. Prima cosa che dobbiamo metterci bene in testa, la castità, lo vedremo, è una virtù che riguarda tutti. I cristiani sono casti, tutti, nessuno escluso. Poi ci sono delle forme differenti di castità, ma i cristiani sono casti tutti. Io in maniera un pochino, come dire, a volte un po' diretta, specialmente insomma in certe situazioni, no, quando c'è bisogno di scuotere un pochino qualche coscienza, che a volte fa bene, dico: guarda, se tu volessi un attimo, adesso è brutto detto così, no, però tanto per capire, cioè, per volontà di Dio, come risulta dalla rivelazione a partire dalla creazione maschio e femmina e dal resto, tu devi calcolare che l'argomento, la sfera sessuale, diciamo così, è un capitolo che è circoscritto al sacramento del matrimonio. Quindi comincia già a pensare, fuori di questo sacramento, tu devi vivere come se non ci fosse, nella sua dimensione, attenzione, erotico attivo. Questo vale per tutti. Non ci sono categorie differenziate o privilegiate, d'accordo? Siamo tutti uguali sotto questo punto di vista. Vale per tutti. E anche all'interno del matrimonio, come vedremo, se uno vuole fare la volontà di Dio, vivrà questo mistero così come Dio vuole che sia vissuto. Non basta il sacramento del matrimonio, di nuovo per parlare in maniera un pochino esplicita, mettendo le mani un pochino più avanti, per sdoganare il sesso, tout court. Quindi c'è il sacramento del matrimonio, ale, via, finito, abbiamo celebrato il sacramento, qui si può fare di tutto e di più. No, non è così, perché c'è una castità, lo vedrà subito il catechismo, anche coniugale, cioè gli sposi cristiani sono casti, d'accordo? C'è un bellissimo documento di Papa Pio XI del 1931, attualissimo tra l'altro, che si chiama la Casti Connubii. In latino è un genitivo. Casti Connubii significa, tradotto letteralmente, del casto connubio. È l'incipit di
di questa enciclica. Ma significa che i connubi, cioè i matrimoni cristiani, sono casti. Casti non significa che sono, abbiamo visto la volta scorsa, tutti vissuti come Giuseppe e Maria. Però attenzione, ci siamo lasciati la volta scorsa con questa domanda: vero matrimonio quello tra Giuseppe e Maria o finzione, come messa in scena, d'accordo, per dare una parvenza, diciamo così, di normalità a questa realtà? Questo non dimentichiamoci. Chiaro che tutti i matrimoni non devono essere quelli di Giuseppe e Maria, ma c'è stato qualche caso nel corso della storia di cosiddetto matrimonio giuseppino, no? Sant'Enrico imperatore con Santa Cunegonda, tanto per fare un nome, si sono sposati, ma hanno fatto voto di castità, di castità, cioè di continenza, cioè di non usare del matrimonio. Non si va all'inferno per questo motivo, se lo si fa di comune accordo. E il beato Bartolo Longo, con la sua contessina, loro avevano una grande amicizia spirituale, avevano fatto tutto quanto insieme, pulitissimo insomma, ma fu Leone XIII a dirgli: guardate, perché siccome ci sono un sacco di chiacchiere che vi stanno dietro, sposatevi, così fermiamo le chiacchiere. Poi, se volete vivere come Giuseppe e Maria, padronissimi, però fermiamo le chiacchiere. Perché ci stanno sempre le chiacchiere, purtroppo, dietro, d'accordo? Ok? Ecco, quindi, mentre ci possono essere matrimoni come Giuseppe e Maria, non ci possono essere matrimoni non casti per i figli di Dio. Questo mettiamocelo, questo deve essere chiaro. Cioè, in una società così corrotta sotto questo punto di vista, io vedo sempre davanti proprio il si sta riproponendo, come dire, l'ambiente che c'era ai tempi dell'impero romano. Cioè, i cristiani e le cristiane che dovevano interfacciarsi con questo mondo stavano in mezzo ad un mondo sotto questo punto di vista completamente corrotto. Ma loro sono stati segno in mezzo a questo mondo, Non si sono adeguati alle mode del mondo, ma le hanno contraddette. Si sono chiamati fuori, d'accordo? Quanti battezzati, quanti cristiani, quante cristiane, quanti giovani, quante coppie sposate, quanti preti e quante suore, tutti siamo coinvolti. Possono dire: io su questo punto sto nella volontà di Dio e cerco di dare testimonianze. Una cosa su cui tante volte sono intervenuto anche negli anni passati, interverrò anche adesso certamente, è per esempio un segno molto importante, perché è il primo che si vede: come andiamo in giro noi, come stiamo vestiti? Le donne principalmente, perché sono quelle un po' più pericolosette nel vestire, ma anche gli uomini, un po' meno, e anche i preti, anche le suore, se vogliamo. Cioè, c'è un modo di vestire casto e c'è un modo di vestire non casto, indecoroso, indecente a volte, quando va proprio oltre certi limiti, o comunque sconveniente. Ne parleremo a suo tempo. Solo che cosa si fa? Dice: ma siamo sommersi da un mare di fango. Il fango, ricordiamo sempre, sta fuori di noi. Il fango non entra dentro di noi se non ce lo faccio entrare con un atto di mia volontà. E quanto più fango sta fuori di noi, tanto più luce dobbiamo essere. Risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e diano gloria al padre che è nei cieli. Ma così mi prenderanno in giro. Ah, figlio mio, c'era la messa di oggi, per chi c'è stata messa. Avrete tribolazioni del mondo. Io l'ho vinto il mondo. Noi non possiamo andare d'accordo con il mondo su queste cose, figlioli miei cari. Cioè, il mondo va per la sua strada e ci vada pure, ma noi non possiamo seguirlo.
Non dobbiamo puntare il dito contro le persone, mai, ma non possiamo seguire il mondo con le sue mode e con le sue massime. Tu sei un figlio di Dio, tu sei una figlia di Dio. Anche qui, più che dare tutti quanti i prontuari, quindi dice, ti vuoi vestire castamente? Ecco il promemoria, d'accordo? Sarebbe molto molto opportuno, e qui lancio diciamo così un invito, prima di parlare e di dire qualcosa a suo tempo, però se c'è qualche santa donna cristiana o aspirante tale, ragazza, fidanzata, donna sposata, eccetera, eccetera, cominci a pensare. Il mio modo esteriore di essere e di presentarmi e di conciarmi è degno di una figlia di Dio. Chi mi vede? Cosa vede? Cosa percepisce? Qual è il messaggio che io do? Il nostro vestire comunica dei messaggi. Tu stai parlando, cioè, capite? È la stessa cosa vedere un sacerdote, senza giudicare la persona. Io sto parlando di un linguaggio oggettivo del vestire, fermo restando che un sacerdote vestito nella maniera migliore con cui andare a vestire un sacerdote può essere un pessimo sacerdote e viceversa. Un sacerdote non vestito, perché l'abito non fa il mondo. Ordinariamente però lo manifesta ed è la prima cosa che le persone vedono di noi, cioè quello che c'è nel nostro cuore lo sa Dio e lo so forse io, ma chissà quanto bene, ma chi mi incontra percepisce l'esteriore di me e quindi il mio processo di crescita, di maturazione interiore mi porterà a comprendere che è importante il linguaggio del mio corpo e che le persone guardandomi recepiscono alcune cose. Cosa voglio che recepisca una persona quando mi guarda? D'accordo? Perché un sacerdote può fare la scelta che oggi sembra strana, ma non è strana perché è ancora la norma ordinaria del diritto canonico. Sapete, i sacerdoti che portano la veste talare. Perché uno fa questo? Perché è tradizionalista? È una scelta ideologica, d'accordo? È una scelta, come dire, per andare contro qualcosa? Molti lo pensano, ma io non ho mai fatto queste cose per questo motivo, d'accordo? E l'ho sempre detto. È semplicemente un messaggio che rappresenta quello che sarebbe la mia intenzione, d'accordo? Di essere sacerdote. E che sia percepita. Adesso non mi metto a spiegare questo adesso in questa sede. D'accordo? Quindi cominciamo a pensare a queste cose. Ecco, è fondamentale questo. Cioè, l'esame di coscienza oggi non lo so quanti lo fanno e quanti lo fanno bene, quanta gente entra in confessionale, pum, vede la lucetta accesa, mo va a confessare e accucchia, scusatemi il termine, quattro cose. Che manco ci crede veramente che era fatto. Mo qualcosa io devo dire, dico, ho fatto qualche atto di superbia, forse qualche volta mi è scappato, forse qualche volta è scappato senza manco me, qualche pettegolezzo, non lo so, no? Le solite cose, insomma, forse avrò detto qualche parolaccia, ma non sono manco tanto sicuro. Cioè, allora, l'esame di coscienza, per esempio, è un momento fondamentale della nostra crescita. Non dobbiamo prenderlo come il compitino che tu ti metti seduto e devi fare per forza la lista dei peccati, eccetera, eccetera. È un momento in cui tu ascolti le risonanze interne, cioè riguardo quello che stai facendo, come ti stai comportando, come stai vivendo. Ma il Signore è contento di te. Ti direbbe bravo, servo buono e fedele, d'accordo? È contento, gli piaci. Guardate che gli piace al Signore o non gli piace? Gli piace alla Madonna o non gli piace? Ti interessa se gli piaci o non gli piaci? Nell'interno e nell'esterno. Più importante l'interno ovviamente che l'esterno, ma noi siamo una persona. Ecco, tante cose che vedremo se non si elaborano queste cose,
Allora, che cos'è la castità? La castità, dice il Catechismo della Chiesa al 2337, esprime la raggiunta, attenzione termine, integrazione della sessualità nella persona e conseguentemente l'unità interiore dell'uomo nel suo essere corporeo e spirituale. La sessualità, nella quale si manifesta l'appartenenza dell'uomo al mondo materiale e biologico, attenzione, diventa personale e veramente umana, allorché è integrata nella relazione da persona a persona, nel dono reciproco, totale e illimitato nel tempo dell'uomo e della donna. La virtù della castità quindi comporta l'integrità della persona, l'integralità del dono. Allora, guardate, se uno commentasse solo questo numero del catechismo, ci potremmo stare a fare 10 puntate. E 10 puntate di questo servirebbero a tirare fuori da queste brevi parole tutto quello che viene dopo, perché tutto quello che viene dopo è l'esplicitazione di queste parole, le quali a loro volta vengono subito dopo il paragrafo sulla creazione. Ricordiamo sempre: maschio e femmina li creò, per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre, si unirà alla sua donna e i due saranno una cosa sola. Cosa significa essere una cosa sola? Allora, cominciamo a vedere delle coordinate fondamentali. Numero 1. La sessualità di per sé richiede sempre una relazione da persona a persona, in particolare tra uomo e donna, secondo la creazione di Dio. Attenzione, quindi, personale e umana, relazione da persona a persona come? Che cos'è? Nel dono reciproco, io mi dono a te, tu ti doni a me. Quindi è una. Quindi capite qui tutte quante le violenze, le cose sono completamente fuori, no? Un dono è una cosa che si dà spontaneamente. E la reciprocità. Attenzione, il dono è totale, non è parziale. Quando è che io posso dire che mi dono tutto all'altro? È illimitato nel tempo, comprendiamo, no? Già, per esempio, introduciamo un tema. Tutti quanti lo sanno che la Chiesa dice che bisogna arrivare vergini al matrimonio. Non diciamo, lo sanno tutti. Per cui non mi venisse a dire che siamo avviati i rapporti prematrimoniali, non lo sapevo. Sta cosa ancora più o meno la sanno tutti. Cioè che bisogna arrivare vergini al matrimonio, bisognerebbe, anzi, diciamo così, lo sanno tutti. E perché? Perché? Guardate che il matrimonio, se due persone non sono vergini, non vi scandalizzate, è ovviamente valido, d'accordo? Non è che non è valido. Ma cosa mancherà anche a quel matrimonio? Certo, poi con la grazia di Dio, attenzione, qui nessuno si disperi, nessuno cada, cioè. Perché Dio fa nuove tutte le cose, perché se uno ha sbagliato esiste la possibilità del perdono, quindi non prendiamo malamente le cose che si dicono, ma il fatto in sé, cioè, capite? Perché noi dobbiamo guardare, cioè quando noi abbiamo la legge del Signore, dice il Salmo, è perfetta, quindi, e vorrebbe che noi la vivessimo in perfezione, cioè come faccio io a dire a una persona sono tutto tuo, tutto tuo? Io sono tutto tuo, semmai nessuno mi ha avuto. Non c'è niente da fare. Come faccio a dire che sono tutto tuo se già sono stato di un altro? È una bugia. Potrò dire, ho sbagliato, da oggi in poi voglio essere solo tuo. Questo si può dire, ma purtroppo in verità tutto tuo, totus tuus, si dice anche, non lo posso dire. Se già qualcun altro mi ha conosciuto.
Cioè, ma ci vuole, cioè, io dico, cioè, io non credo che si possa, come dire, da un punto di vista proprio argomentativo, contestare questo dato evidente. Poi, se tu dici, a me non me ne importa niente di essere tutto di un altro, ah, va bene, cioè, ma però, attenzione, nella mente di Dio, questa dinamica, d'accordo, di cui prendiamo atto, nell'attuale creazione, attenzione, ma Gesù già ha detto nel Vangelo che di là questa cosa non c'è più, chiusa parentesi, richiede queste tre cose: reciprocità, totalità, illimitatezza nel tempo, cioè il dono è totale quando non è a tempo determinato, d'accordo? Ma quando è a tempo indeterminato e a qualunque condizione, non ci sono condizioni. Le formule matrimoniali, io scherzo sempre con gli sposi, tu non è che dici a tua moglie, ah, io prometto di esserti fedele fino a quando mi sarai fedele. Ah, io prometto di esserti vicino fino a quando starai bene. Se poi ti viene qualche coccolone, no, no, io me ne vado, eh. E chi ci mette state dietro a te che diventi una palla al piede? Non si dice questo nella formula del matrimonio. Attenzione, e la formula del matrimonio, ognuno parla per sé. D'accordo? Non è che dico io prendo te e tu mi sarai fedele sempre. No, no, io prometto di esserti fedele sempre e a sua volta io prometto di... Vedete questa reciprocità e questo dono totale che si incontra e in cui anche il compimento dell'atto coniugale, l'abbiamo già visto quando parlavamo del matrimonio, rappresenta il sigillo di questa offerta. Ma quell'atto sarà compiuto nella sua pienezza, nella sua totale bellezza, quando non è stato preceduto da nessun atto, né dello sposo né della sposa, non solo della sposa che, come tutti sanno, ha il segno della custodita verginità, ma questo vale anche per lo sposo, perché anche allo sposo, se tu hai conosciuto qualcun'altra, tu non ti sei donato totalmente alla tua sposa, quindi capite, mantenersi casti e conservare la verginità è comunque un dono, perché se tu la offrirai al Signore, vedete, il dono, tu dici, è una persona che è celibe, come vive questa cosa? Come vive? Io la mia verginità l'ho donata al Signore, felicissimo, e gliel'ho donata totalmente, e gliel'ho donata a tempo indeterminato. Perché? Perché in cambio da lui io posso avere la pienezza di quell'amore che lui sa ben riservare alle persone che rinunciano anche ad un bellissimo e meraviglioso affetto umano per amore soltanto suo. E io ve lo assicuro che così è e non me ne sono mai pentito. Cioè, una persona che si dona, io sono stato, chi mi conosce lo sa, non ho vergogna a dirlo, sono stato castamente fidanzato per tanti anni, castamente per ringrazio il Signore, fidanzato per tanti anni. Quindi io so che cos'è l'affetto di una creatura, una cosa bellissima, ma so anche che quello che ti dà il creatore è molto più grande e non ti fa assolutamente, io non ti avverto la mancanza di un affetto umano, pur avendolo conosciuto. D'accordo? Ecco che qui, per noi figli di Dio, la sessualità, attenzione, non è solo genitalità. La sessualità ha anche una componente affettiva e, come dire, diciamo così, erotica nel senso nobile della parola, non nel senso terra terra. L'eros non è la stessa cosa della libido, non è la stessa cosa. Affatto. Cioè, può dire una persona, io sono innamorato di Gesù, io sono innamorato di Maria? Sì o no? Io vi dico, certo che lo può dire come? Evidentemente nel rapporto con Gesù e con Maria, cos'è che non entra? Non entra la libido, non entra la sessualità corporea, non entra la sessualità genitale, ma andate a leggere le vite dei santi. C'erano i santi che passavano le giornate intere col crocifisso in mano e riempiendo di baci il crocifisso. Non è questa qui amore, come dire, amore vissuto, d'accordo? Leggiamo le esperienze mistiche, mi pare che l'ho accennato la volta scorsa, sappiamo
straordinarie di alcuni santi e di alcune sante, che le persone, come dire, quelli che hanno un po' una santità, che vedono tutti quanti, la santità significa che stiamo tutti quanti con le mani giunte, con gli occhi verso il cielo. Sì, per carità, adesso non voglio assolutamente apparire, come dire, irrispettoso o dissacrante, no? Ma Dio è un fuoco divoratore, cioè, San Filippo Neri, quando celebrava la messa, gli si bruciava la camicia, non ti accorto? Se uno va a Chiesa Nuova a Roma, è prossima la festa di San Filippo Neri. Io l'ho vista con gli occhi miei, le camicie bruciate. Quando è morto, c'aveva una costola del cuore spostata. Quando faceva la comunione, San Filippo Neri, al calice, da prete, ci metteva un'ora a fare la comunione. Cioè, il poggiare le labbra sul calice e l'assumere il sangue di Cristo, di cui tra l'altro sentiva il sapore trasformato, ma non il sapore, cioè quel sapore completamente divino, che altre sante donne hanno sentito baciando il costato di Gesù, scusate, Santa Margherita Maria la Coque, che adesso arriva il mese di giugno. Ma cosa sono queste cose? Ma non è questo amore allo stato puro. Ma questo è amore più grande di quello che vivono anche due sposi felicissimi e che vivono santamente e gioiosamente anche la sessualità santamente vissuta dentro il matrimonio. Spero, cioè, queste cose devono essere chiare, devono essere, altrimenti non si capisce tutto, tutto quello che viene dopo, non si capisce nulla. Allora, questo è l'orizzonte. È chiaro che la vita sessuale, questo può non piacere, cioè richiede, come dire, per volontà espressa di Dio, il dimorfismo uomo e donna. È stato stabilito dal nostro Signore nella creazione, questo non è un dato disponibile. Ok? Quindi la sessualità richiede un contesto relazionale di dono reciproco, totale e illimitato nel tempo di un uomo e di una donna. Ok? Quindi la virtù della castità comporta l'integrità della persona, prosegue l'integralità del dono. E andiamo a vedere cosa si intende per integrità della persona e dell'integralità del dono. Sono i paragrafi seguenti. Allora, integrità della persona, una persona integra, che significa? La persona casta conserva l'integrità delle forze di vita e di amore che sono in lei. Tale integrità assicura l'unità della persona e si oppone ad ogni comportamento che la ferirebbe. Sto leggendo il 2338 per chi segue il catechismo. Non tollera né doppiezza di vita né doppiezza di linguaggio. La castità, proseguo, richiede l'acquisizione del dominio di sé. Essere padroni di noi stessi, noi non siamo dipendenti dai nostri Si è impulsi. verificato un problema. Ripro. Guarda questi strumenti del diavolo che partono da soli. Chiedo scusa a chi sta seguendo e a chi ascolterà anche per questo piccolo incidente. Allora, il dominio di sé. Il dominio di sé. L'alternativa è evidente, c'è il catechismo. O l'uomo comanda le sue passioni e consegue la pace, oppure si lascia servire da esse e diventa infelice. Noi viviamo in mezzo ad una società dove la stragrande maggioranza dei nostri fratelli e sorelle non hanno il dominio di sé. Anzi, dove si insegna, attenzione, e adesso si fanno pure le leggi, che assecondare le tue passioni, quindi quello che tu senti, quello che tu percepisci, quello che tu, qualunque cosa essa sia, va bene. Non solo che va bene, guai se qualcuno dice che non va bene. D'accordo? Ma la differenza che c'è tra un animale appartenente alla specie umana e un animale che appartiene alla specie animale è che l'animale segue gli istinti e non ha la possibilità di opporsi ad essi. È un dato empirico che l'essere umano ha,
degli istinti, ha delle passioni, ha delle pulsioni, ma può opporsi ad esse, può controllarle, può dominarle. È bella una vita asservita alle passioni? Quindi dove io sono, non sono al controllo, ma sono dominato, quindi mi lascio portare dove mi vogliono portare questi moti che avverto dentro di me? O è bella una vita in cui ce l'ho io il controllo, sono io che decido dove porto la mia vita? Qual è la spia? Chi comanda le passioni consegue la pace. Chi non comanda le passioni, anche se appare col sorriso a 32 denti, che la sua vita è bellissima, che è meravigliosa, che si sente realizzato tutto quello che vuoi, nel fondo del cuore la felicità non la sente. Non lo possiamo dimostrare, d'accordo? Ma si capisce da alcune piccole spie che sono tradite generalmente, perché noi ci tradiamo da una cosa, ricordiamolo sempre, che sono gli occhi. Gesù l'ha detto nel Vangelo: la lucerna del corpo è l'occhio. Se il tuo occhio è sano, dentro di te va tutto bene, ma se la luce che hai in te è tenebra, quanto grande sarà la tua tenebra. Gli occhi di una persona, per quanto uno possa fare l'attore, se uno impara a guardare bene gli occhi di una persona, gli occhi sono lo specchio dell'anima, si vede cosa c'è dentro il cuore di quella persona e soprattutto basta guardarla in faccia per capire se è una persona bella, non soltanto bella, serena, in pace, contenta di vivere o no. Il catechismo prosegue: la dignità dell'uomo, di cui spesso si parla a vanvera, richiede che egli agisca secondo scelte. Questo facciamoci un bel quadretto: consapevoli e libere, mosso cioè e indotto da convinzioni personali e non per un cieco impulso, quindi a secondo le passioni, o per mera coazione esterna. Mi faccio trascinare, mi faccio condizionare, mi faccio influenzare, mi faccio a volte plagiare, d'accordo? Mi faccio fare il lavaggio del cervello. Ma l'uomo ottiene tale dignità quando, liberandosi da ogni schiavitù delle passioni, tende al suo fine con scelta libera del bene e si procura da sé e con la sua diligenza i mezzi convenienti. Da farci proprio un quadro e attaccarlo in camera. La dignità dell'uomo. E noi dobbiamo tutti quanti impararle a fare queste cose. Tu devi scegliere in maniera consapevole e libera. Dopo aver maturato convinzioni personali. Tue! Capito? Tue non significa che te le devi fare a tua immagine e somiglianza, ma vuol dire che le devi elaborare anche le cose che ti vengono, anche le cose, tu stai ascoltando sta catechesi che ti sto dicendo, d'accordo, io sto leggendo il catechismo, ma tu queste cose devono diventare tue, cioè ti ci devi confrontare, devi dire, ma che penso? Ma sì, sono d'accordo, e quindi io le faccio diventare mie, e quindi io le scelgo volontariamente e vivrò in questo modo. Allora, 2340, colui che vuole restare fedele alle promesse del suo battesimo, oh, qui apriamo un altro capitolo, e resistere alle tentazioni, avrà cura di valersi dei mezzi corrispondenti. Noi siamo figli di Dio, amici miei cari, amiche care, noi siamo figli di Dio, nel battesimo abbiamo rinunciato a Satana, le sue opere, le sue seduzioni, attraverso il padrino, ma quasi tutti siamo stati cresimati. Alla cresima l'abbiamo fatto noi, capito? Qualcuno mi dice, non dire troppo spesso capito, ogni tanto mi scappa, insomma, no? Lo dico anche a me, lo dico, ecco, cioè, per evidenziare quando c'è una cosa grossa. Tu sei un figlio di Dio, non sei
un animale in balia delle sue passioni, capito? Che quello che te senti automaticamente se fa. Questa è una scelta, questa qui. Cioè di rinunciare a governarle. La nostra vocazione è un'altra, però. La conoscenza di sé, la pratica di un'ascesi adatta alle situazioni in cui viene a trovarsi, l'obbedienza ai divini comandamenti, l'esercizio delle virtù morali e la fedeltà alla preghiera. Cioè la vita cristiana non si improvvisa, queste cose bisogna farle tutte quante. Vuoi vivere da figlio di Dio? Allora, conoscenza di sé, l'abbiamo già visto, e quindi impara a fare esame di coscienza. Tu ti devi conoscere in verità, non devi pensare, cioè tu devi avere il coraggio di guardarti dentro. Qui rimando a altro ciclo di catechesi, d'accordo? Dal non senso alla vita di cielo. Guardati dentro. Impara a conoscerti. In verità, le cose che non funzionano, tu le devi sapere quali sono di te. Devi sapere anche le cose belle di te, ma devi sapere anche le cose che non funzionano. La pratica di un'ascesi, l'ascesi, sta scritto nel catechismo. Sapete cosa significa l'ascesi? Askesis in greco significa allenamento. Oggi vanno tutti in palestra, d'accordo? Per carità, non c'è niente contro le palestre, eh? A fare fitness e a farsi i muscoli del corpo. Se si fa con moderazione, non si va all'inferno. Se si fa con moderazione, non diventa un'idolatria, ovviamente. Ma l'askesis dello spirito, ma chi la fa? L'ascesi. La vita ordinata, la vita disciplinata, tu non puoi via a capoccia, così. C'è un'ascesi nella vita cristiana. Ascesi chiama disciplina, chiama regola, come... Noi non possiamo vivere a casaccio. A casaccio non si combina mai niente di buono. Conoscenza di sé, ascesi. Obbedienza ai divini comandamenti. Chi li devo conoscere, li stiamo cercando di conoscere, chi devo accogliere e poi li devo osservare. Perché con la grazia battesimale noi possiamo osservare i 10 comandamenti, non sono impossibili. Senza la grazia è impossibile osservarli, ma noi siamo battezzati. L'esercizio delle virtù morali, prudenza, giustizia, fortezza, temperanza e tutte quelle dipendenti da queste. Fedeltà alla preghiera, dobbiamo pregare. La preghiera non è un accessorio, la preghiera è indispensabile per vivere cristianamente. Allora, la continenza in verità ci raccoglie, ci riconduce a quell'unità che abbiamo perduto disperdendoci nel molteplice. E poi entriamo nel merito. La virtù della castità è strettamente dipendente dalla virtù cardinale della temperanza, che mira a far condurre dalla ragione le passioni e gli appetiti della sensibilità umana. Che significa questa cosa? Facciamo un pochino di esempi concreti. Una persona, abbiamo un altro, che diventa una balena, quindi che diventa obeso, cosa sta facendo? Non sta facendo funzionare il cervello, quindi non sta sottomettendo l'istinto del mangiare, l'appetito, la fame e anche il desiderio di gustare cose belle e buone alla ragione. Che significa alla ragione? Significa che io devo capire quando sto esagerando, devo capire che cos'è l'atto del mangiare. È una cosa che il nostro Signore ha reso gradevole attraverso la varietà dei cibi, dei sapori, tutto quello che vogliamo. Ma io mangio per vivere, non vivo per mangiare. Se io comincio ad aumentare di peso, non è solo un problema che oggi gli attori, le fotomodelle, questi, quell'altro, i calciatori che se mettono un grammo di più se c'è la fine del mondo. Se io aumento di peso, quello che mi sta dicendo è che sto esagerando. E nel corso del tempo questa cosa qui può comportare dei problemi. Allora, questo atto deve essere soggetto ad una misura. Se mi piace bere qualche bevanda alcolica, si può fare, ma con misura, se non ubriaco. Ok? E questo vale per tutti quanti gli altri appetiti. La televisione, il computer, il gioco, lo sport, qualunque cosa, tutto quello che attiene
ai sensi deve essere regolato. Può una persona, un ragazzino, stare 10 ore davanti al computer tutti i giorni? Ma qualunque persona sensata spero che dica no, lo dice il buon senso, perché è una cosa contro la ragione, d'accordo? Può una persona giocare, che ne so, a carte tutto il giorno anziché andare a lavorare? Non lo so, insomma, no? Sono domande retoriche. Può una persona, come dire, impazzirsi dietro le macchinette, le slot machine e diventare viziosa e compulsiva o andare a buttare un sacco di soldi ai casinò o cose di questo genere qui? Cosa sono tutte queste cose? Sono passioni non soggette al dominio della ragione. E questo è proprio della virtù cardinale della temperanza, che riduce l'uso e l'attaccamento ai piaceri e beni sensibili entro l'ambito della retta ragione. Perché tutte quante queste cose con cui inevitabilmente ci troviamo a che fare servono per il bene e non diventano strumenti che degradano la vita dell'uomo. Tutto qui. La temperanza si chiama anche in senso ampio dominio di sé. Ora, il dominio di sé è un'opera di lungo respiro. Quindi qui stiamo parlando dell'integrità della persona. Una persona integra è una persona che si sa dominare, si sa governare, non si lascia asservire a ciò che è meno di lei. E attenzione, che una delle conseguenze del peccato originale, come dirò di prossimo nell'altro ciclo di catechesi, è che le passioni si sono ribellate. Cioè, mentre prima che l'uomo diventasse peccatore, con una certa facilità la parte superiore dell'anima governava le passioni, adesso no. Adesso loro tendono a prevalere, ed è molto facile cadere nel vizio. E quindi non è facile raggiungere l'integrità. Infatti il catechismo continua: il dominio di sé è un'opera di lungo respiro, non lo si potrà mai ritenere acquisito una volta per tutto. Lo sforzo richiesto può essere maggiore in certi periodi, quelli per esempio in cui si forma la personalità, l'infanzia, l'adolescenza. La castità conosce leggi di crescita che passa attraverso tappe segnate dall'imperfezione e assi spesso dal peccato. L'uomo virtuoso e casto si costruisce giorno per giorno con le sue libere scelte. Per questo egli conosce, ama e compie il bene morale secondo tappe di crescita. La castità rappresenta un impegno eminentemente personale e suppone il rispetto dei diritti della persona. Attenzione, anche questa è un'altra cosa, in particolare quello di ricevere un'informazione e un'educazione che rispettino le dimensioni morali e spirituali della vita umana, l'educazione dei nostri figli. E qui attenzione, che c'è un dovere da parte dei genitori di vigilare. E mi dispiace, figlioli miei cari, cioè io non sto molto addentro, certo so anche di cose, di progetti che girano in giro, parlamenti e cose di questo genere, mi rendo perfettamente conto che povere famiglie, poveri genitori, ma nei nostri tempi siamo poveri un pochino tutti, perché la vita non è facile, diciamo, per nessuno. Ora, se dovesse accadere che io ho la certezza morale che a mio figlio su queste materie a scuola viene data una disinformazione o una deformazione, domanda, che bisogna fare? È una domanda retorica. Che cosa bisogna fare? Cioè, io credo che sia abbastanza evidente, d'accordo? Abbastanza evidente che è necessario, se possibile, inventarsi qualcosa, cercare. Esistono in giro ancora scuole cattoliche, esistono, spero che non costino troppo, se costano bisogna fare qualche cosa perché si abbiano i sussidi, non lo so, bisogna inventarsi qualcosa. Certamente non ci si può rassegnare ad una cosa così grave, d'accordo? Mi dicono, so che esistono anche, insomma, forme, si chiamano di homeschooling, qualcuno la sta facendo, tanto adesso con tutte queste cose qui, delle cose fatte a casa o a distanza, però cioè, qualche cosa si deve fare, cioè, perché se un bambino di 5, 6, 7, 8 anni riceve su queste materie, insomma, una formazione inammissibile,
I bambini sono affidati ai genitori e i genitori devono fare quanto possono perché questo non accada. Non c'è niente da fare, cioè se ci si trova dinanzi a una cosa di questo genere, non si può, come dire, fare finta di niente, dice, vabbè, che ci posso fare? Eh no, capisco che è difficile, capisco che è una complicazione di vita, capisco che già la vita è tanto complicata e che mo ci manca pure questo, lo capisco benissimo, credo di capirlo, forse può dire, lo capisci benissimo, tuoi figli non ce l'hai, non le vivi, non lo sai, non sai che possa essere, quindi facciamo così, mi sforzo di capirlo benissimo, cerco di mettermi nei panni, mi sento vicino, solidale, soffro con loro, però capisco anche che non c'è possibilità di non correre ai ripari, qualora io fossi sicuro che nella scuola dove mando mio figlio c'è un insegnamento che non è conforme all'educazione cristiana o quantomeno, come dire, rispettosa della dimensione morale e spirituale della vita umana, come dice il catechismo. Ok? Oltre all'integrità della persona, con questo abbiamo finito il paragrafo, c'è anche l'integralità del dono di sé, con cui concludiamo. Leggo i due numeri del catechismo, sono solo due che parlano di queste cose. La carità è la forma di tutte le virtù. Sotto il suo influsso, la castità appare come una scuola del dono della persona. La padronanza di sé, perché io devo dominare me stesso? È ordinata al dono di sé. Cioè, io governo me stesso in funzione del donare me stesso. A chi? Al prossimo, ad un altro, che poi questo altro ci abbia la A maiuscola o la A minuscola, pazienza. Viene dopo. La castità rende colui che la pratica un testimone presso il prossimo della fedeltà e della tenerezza di Dio. La virtù della castità si dispiega nell'amicizia, indica al discepolo come seguire ed imitare colui che ci ha scelti come suoi amici e si è totalmente donato a noi e ci ha reso partecipi della sua condizione divina. La castità è promessa di mortalità. La castità si esprime particolarmente nell'amicizia per il prossimo. Coltivata da persone del medesimo sesso o di sesso diverso, l'amicizia, che richiede sempre la castità, costituisce un gran bene per tutti, conduce alla comunione spirituale. Quindi, in sintesi, d'accordo? Stasera abbiamo cominciato a parlare della vocazione alla castità, riprendendo il discorso fondamentale sul legame che ha l'argomento della sessualità con la sfera della creazione, vedendo la sua intrinseca costituzione diretta alla relazionalità, al dono reciproco, totale e illimitato. Abbiamo detto che tutti i cristiani, in quanto cristiani, sono casti. La prossima volta vedremo che sono diversamente casti, non sono casti tutti allo stesso modo. Ma la castità ha una base comune. D'accordo? Non si può essere casti se non si ha il dominio di sé e la disponibilità in forza di questo dominio di sé a donare se stessi ad un altro. Se uno ascoltando queste cose non pensa che una vita vissuta così sia bella, è bella. Liberissimo di non pensarlo. Però invito sempre a entrare dentro di noi e dire: siamo sicuri che non sarei contento di vivere una vita così? Non sarebbe una bella vita, una vita vissuta così? Una vita in cui ho il controllo di me stesso, governo su me stesso, sono capace di buone relazioni positive, propositive, sono capace di darmi, di donarmi, di spendermi. Io penso che tutto sto male, non mi sembra. Ci vediamo se di ora la prossima settimana. Dio vi benedica e la Madonna vi protegga. A presto.